La lotta agli stereotipi di genere parte dalle giovani generazioni, per questo sono stati finanziati e promossi incontri interattivi con studenti e insegnanti delle scuole medie inferiori e superiori con il progetto Scuola di Vita, costruire tempi nuovi, approvato nell'ambito dell'accordo territoriale di genere realizzato con finanziamento regionale dalle associazioni CAM, Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti e Nosotras Solus. L'assessorato alle pari opportunità della provincia di Firenze ha coordinato l'iniziativa in collaborazione con la Questura di Firenze nell'ambito della campagna Puntiamo sul Pari 2. Siamo partiti dal presupposto che è essenziale ragionare e affrontare il tema della differenza di genere all'interno delle scuole. È anche vero che dobbiamo farlo in maniera strutturata e strutturale, ovvero vanno benissimo e anzi sono da incentivare, auspicabili interventi spot nelle scuole su questo tema, ma in realtà quello che ognuno di noi fa ogni giorno condiziona e trasmette anche dei messaggi alle giovani generazioni e quindi ai ragazzi che frequentano le nostre scuole. Il progetto ha attivato un'azione di formazione nelle scuole con la quale si è cercato di intervenire su livelli multidimensionali per far emergere proprio quegli ostacoli legati agli stereotipi di genere e alle credenze più radicate, difficili da rilevare in un primo confronto con i ragazzi. Abbiamo avuto la fortuna di confrontarci sia con classi prettamente femminili che maschili e questo ci ha dato modo, diciamo, di poter fare un confronto fra come i diversi generi hanno elaborato poi quelle tematiche relative alla cittadinanza di genere, ma anche agli stereotipi, e con alcune classi abbiamo anche affrontato in maniera, diciamo, un pochino più generale anche l'ambito della violenza. L'associazione Nosotras si è occupata invece degli stereotipi e pregiudizi riguardanti la popolazione immigrata, attraverso attività nelle scuole medie e inferiori di informazione e sensibilizzazione del personale docente sui temi dell'intercultura e delle difficoltà legate all'inserimento di studenti migranti. Anche la Commissione Provinciale per le Pari Opportunità ha portato avanti un lavoro di sensibilizzazione e informazione con i giovani. Noi abbiamo iniziato dal novembre del 2013 a andare nelle scuole con dei temi che gli stessi ragazzi avevano scelto, quindi il discorso dell'affettività, il discorso della prevenzione AIDS, questi sono i grosso delle cose che ci sono state richieste dai ragazzi delle nostre scuole superiori. È stata una bella risposta perché sono andate direttamente le associazioni con alcuni membri della commissione all'interno degli istituti scolastici e la risposta dei ragazzi è stata che comunque la necessità era di poter continuare a parlare di questi temi.